Quali sono i suoi programmi per Napoli? Beh, noi abbiamo un programma che entra molto concretamente nella vita delle persone, nelle grandi difficoltà con le quali gli italiani si stanno confrontando, in particolare dopo un anno di governo Monti, che avrebbe dovuto risolvere i problemi della crisi economica e ha finito per aggravarli. La nostra ricetta è diametralmente opposta a quella di Mario Monti, è abbassare la pressione fiscale, tagliare la spesa pubblica, rimettere in moto la crescita e l'occupazione. Noi abbiamo proposte semplici come introdurre in Costituzione una norma che dica che la pressione fiscale complessiva non può superare il 40% del prodotto interno lordo, perché se noi avessimo avuto una norma di questo tipo in Costituzione, Monti non avrebbe potuto fare in questo anno il lavoro che ha fatto. Vogliamo abolire l'IMU sulla prima casa e vogliamo fare un passaggio ulteriore, stabilire che la casa è un bene indisponibile, che quindi è anche impignorabile, perché una cosa è che io decido di ipotecare casa mia per accendere un mutuo, altra cosa è che arriva Equitalia e mi pignora la casa perché magari non ho pagato una multa sull'eccesso di velocità. Vogliamo detassare il lavoro, particolarmente il lavoro giovanile, una parte di questo era già stato fatto nel precedente governo di centrodestra, ma sicuramente oggi il tema della detassazione del lavoro, della parte contributiva, particolarmente per chi assume under 35, può essere una grande ricetta anche per il Mezzogiorno d'Italia. Una forza autonoma e quindi non una costola del PDL. Sì, Fratelli d'Italia, a me piace dire che Fratelli d'Italia è il PDL come lo avremmo voluto, è un centrodestra che si possa votare a testa alta, è un partito che si fonda su principi come meritocrazia, onestà, partecipazione, che non fa decidere tutto a tre persone chiuse dentro una stanza, che non discute tre giorni se candidare o non candidare qualcuno che ha precedenti gravi per temi come reati di camorra, che non ha il problema di selezionare la propria classe dirigente di rapporto diretto al voto di rapporto meno diretto, quindi al voto d'opinione. Noi non teniamo debitamente in considerazione il dato dell'astensione, per esempio, di tutti i delusi il cui voto si può recuperare e che smettono di votare proprio perché si è troppo legati a delle logiche stantie, chiuse, che non sembra non si riescano a superare. Quindi, non lo so, e questo chiaramente me lo auguro per il PDL, al quale auguro un futuro radioso. Posso dire che quando noi ci siamo trovati a dover comporre le liste di Fratelli d'Italia in assenza della possibilità di celebrare in questa occasione le elezioni primarie che sono previste nel nostro atto costitutivo per un dato di tempo che non avrebbe reso seria la eventuale competizione, noi abbiamo rispettato una norma che dice che in Fratelli d'Italia non si possono candidare condannati con sentenza di primo grado, quindi neanche con sentenza di condanna passata in giudicato, perché crediamo che la politica debba stare un passo avanti rispetto alla società. Non le nego che ci siamo trovati di fronte alla eventualità di candidare persone che avevano molte decine di migliaia di preferenze da portare al nostro movimento e che avevano qualche scheletro nell'armadio presunto o reale con qualche sentenza di condanna neanche passata in giudicato, abbiamo scelto di non candidarli e quindi abbiamo fatto la scelta coraggiosa per un partito neonato di rinunciare a qualche voto certo per essere fedeli e coerenti con la propria storia e con quello che si va dicendo in giro. Un segnale forte però con questa elezione, poi voi immaginate una ricongiunzione con il PDL? Guardi, noi immaginiamo di essere il centrodestra del futuro, non voglio sembrarle velleitaria, noi immaginiamo di essere un movimento che verrà premiato dagli italiani più di quanto si immagini, perché io mi fido del diritto di scelta degli italiani e andiamo a essere il centrodestra e quindi non un partito residuale, non un partitino sempre solo di destra o solo di centro, noi andiamo a essere il movimento che abbiamo sognato fosse il PDL, cioè un grande partito che possa mettere insieme identità e storie diverse come accade in tutte le democrazie europee e che non mortifichi nessuna di queste storie, queste identità. Un altro dato che va ricordato e significato è stata la praticamente chirurgica cancellazione di tutti quelli che vengono dalla storia della destra nelle liste del Popolo della Libertà e francamente non credo fossero quelli dei quali bisognava vergognarsi, insomma io avrei tagliato ben altro e vedere gente capace che ha una lunga storia alle spalle, che ha fatto bene il proprio lavoro, tagliata per fare posto a Razzi, a Scilipoti, a Franco Carraro, alla Meteorina, francamente è avvilente. Mussari spremme le famiglie, ma tuttavia lui è un criminale o obbedisce a degli ordini? Lui fa parte di un sistema che è sicuramente un sistema malato. La vicenda del Monte dei Paschi di Siena è un grande simbolo su quello che è accaduto in questo anno, perché io ricordo
che il salvataggio di Montepaschi costa agli italiani 3,9 miliardi di euro, che è esattamente il gettito che arriva dall'IMU sulla prima casa. Quindi un'altra volta i soldi sono stati tolti alle famiglie e sono stati dati alle banche. E questa è una roba che non si può fare più. Noi abbiamo in questo anno fatto diverse proposte per impedire che questo accadesse. Io ho personalmente presentato una serie di emendamenti ai provvedimenti di Monti, che invece erano molto molto indirizzati ad aiutare le banche. Non siamo riusciti, speriamo di fare meglio nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Sicuramente in Italia bisogna profondamente rivedere il sistema del credito, bisogna dividere e separare banche commerciali dalle banche finanziarie, perché queste operazioni spregiudicate sul piano della finanza non si possono fare con i soldi dei risparmiatori. Bisogna che le istituzioni italiane e europee vigilino sulla corretto utilizzo dei fondi che le banche italiane prendono da BCE a un tasso di interesse dell'1%, e che questi soldi effettivamente arrivino alle famiglie e alle imprese, perché invece il credito, i rubinetti del credito sono completamente chiusi. E bisogna anche superare, perché anche questo va detto, questa commissione che c'è e che c'è stata nello specifico di Montepaschi tra la politica e questo sistema, se è vero come è vero che Montepaschi è governato da una fondazione i cui rappresentanti sono di nomina politica, e quindi era di fatto una banca nella quale c'è una difficile, complessa commistione tra la clientela politica e diciamo un sistema del credito che dovrebbe essere completamente estraneo. Si discute del taglio della spesa militare. Bersani è intervenuto, ha parlato del taglio degli F-35, qual è la sua posizione? Questa vicenda degli F-35, mi pare abbia detto anche ieri la Russa che in verità queste spese sono già state tagliate, col precedente governo, sono state tagliate col governo Monti. Nulla in contrario, diciamo, a sfoltire, soprattutto se come si dice, questi F-35 dovessero essere davvero dei prototipi, diciamo, imperfetti. Però io segnalo che la spesa militare, differentemente da quello che si crede, cioè che sia una spesa inutile, è in realtà un'assicurazione che si mette sugli imprevisti del futuro, e che la spesa militare ha un ruolo molto importante sulla credibilità che l'Italia ha nello scacchiere internazionale, quindi entra nella vita della gente molto più di quanto non si creda. Per intenderci, quando è scoppiata la crisi libica, sono cambiati tutti, diciamo, i posizionamenti di rapporti economici tra l'Italia e la Libia, che hanno compromesso molti investimenti delle nostre aziende in Libia, che hanno favorito la Francia. Per cui attenzione a non sottovalutare il valore che ha la credibilità a livello internazionale, che è data anche dalla propria presenza sul piano della difesa, perché non è vero che non incide nella vita degli italiani e nello sviluppo dell'Italia.